Allora, Laura Conti. Cominciamo. Com'è che hai deciso di fare questo lavoro? All'inizio non ho proprio deciso. Anzi, sono sempre stati gli altri a dirmi che avrei potuto fare l'attrice. Gli altri chi? Una volta ho accompagnato un'amica a fare un provino e il regista, appena mi ha visto, ha insistito perché ne facessi uno anch'io. Poi un'altra volta è stato un mio amico, aiuto regista, che ha insistito moltissimo perché provassi. Mai fatto qualche scuola di recitazione? No, però ho fatto dei seminari con Paolo Pighi. Paolo? Pighi, non lo conosci? No, non lo conosco. E poi che cosa hai fatto? Parlo di lavoro. Qualche piccolo ruolo in film che nessuno ha visto, un paio di cortometraggi. Non sono più molto giovane per questo lavoro. Dai, non sei più molto giovane. Quasi tutte le mie amiche si sono sposate, hanno fatto dei figli. E tu ci hai mai pensato a un figlio? No, un figlio ci penso, ma non è un progetto, anzi... Va bene, ho capito, lasciamo stare. E hai letto la sceneggiatura? Che ti sembra di Eleonora? Beh, mi sembra una donna che conosco. Certo, lei vive in un'altra epoca, è una donna dell'Ottocento, parla in un altro modo, però, non so, io credo che in fondo i sentimenti siano gli stessi, sempre. Credi che ti somigli? A me? Sì, a te. Leggendolo non l'ho pensato, però te l'ho detto, la capisco. Mi fa anche un po' pena. Perché? Non lo so. Appena ho cominciato a leggere il copione ho capito che per lei sarebbe finita male. Va bene. Vuoi provare a leggere? Sì. Sì, va bene. Prova a leggere la scena 34. Questa era un po' più dritta con la schiena. Sì. Ecco, volevo chiederti se mi fai vedere il profilo. Dai, ora che stai bene. Sì? Scusa, devo star più dritta, ma non ci sono abituata. Guarda di nuovo in macchina.